Bentornati in diretta con noi, con il nostro cuoco Wild, che ci ha promesso non solo una bella ricetta Wild, ma di fare la pasta con questo... Con la frasca. La frasca. Perché prendeva il nome proprio da frascarello, perché la frasca, il frascarello all'abruzzese, e questa è un prodotto di carpino bianco della famiglia delle betulacee, che si intinge nell'acqua, e poi ti farò vedere, Antonella. Ma io sono proprio curiosa, perché faremo questi frascarelli al pomodoro, guanciale e pecorino. Quindi anche qui una ricetta molto semplice, molto boschiva, e vediamo come la fa. Soprattutto allora, ricca di tradizioni, anche ricca questa, di tradizioni. E di ricordi. Perché? Che ricordo ha questa ricetta intanto che tagliamo il guanciale? Guarda, iniziamo tagliando il guanciale, e praticamente questa ricetta è molto molto antica, si faceva sia con il brodo di pollo che con che si dava alle donne in periodo di lattazione, perché appunto aiutava a produrre il latte per i bambini. E quella che farò io invece è la versione per gli uomini, che dovevano andare a lavorare e quindi gli serviva una maggiore forza, e quindi useremo guanciale, pecorino, pomodori e peperoncino, anche un po' di vino bianco, e la farina è di mentre farina mentre la versione zero. Femminile come sarebbe stata per le donne? Era quella per le donne, era con il brodo di pollo, sempre, brodo di pollo, e poi si calavano questi frascarelli praticamente dentro... Quindi in brodo, sì, diciamo. Sì, in brodo. Bene, allora per le donne in attesa che ci stanno guardando, fate i frascarelli e mettete il brodo di pollo, che così viene un'altra ricetta. Qua invece quella energetica, okay, per chi insomma cammina nei boschi. Ecco. Il brodo favorisce la montata lattea, poi è rimineralizzante, quello di pollo contiene anche proteine e collagene che aiuta anche il recupero dopo il parto. Allora, vedi? Mentre il guanciale rotola, io comincio a disporre le farine sul tagliere, sul tavoliere, come si dice in abruzzese. Quindi si allarga. Sì. Poi si mette un pochettino di sale, senza esagerare. E praticamente si bagnava la frasca. Vedete, vedi? La frasca, guardate, si bagna la frasca dentro nell'acqua. E si fa gocciolare sulla farina. Ma tu pensa. Cioè, più la fai dall'alto, più vengono i granetti piccoli, perché si separano. Certo. E più lo fai dal basso e vengono più grandi. Quindi è come una specie di polentina, di couscous, sì, no? Perché anche nelle Marche si fa, e loro la fanno un po' più stile polenta, io la farò un po' più stile pasta. Senti, chi non avesse la frasca e volesse farla oggi a casa, ti faccio vedere anche un'altra tecnica adesso. Allora, il guanciale, diciamo, sta rosolando, mettiamo la cipolla. Guarda, te lo cura Alfio il guanciale con sì, la cipolla. Sì, sicuramente, rimane proprio. Il guanche, il intanto, peperoncino. Tagliamo anche il peperoncino. Afrodisiaco. Questo vedete, afrodisiaco, quindi... Così gli uomini avevano più stamina. Esatto. Per portare il pane a casa. E... Ma è vero che il peperoncino è afrodisiaco? Io non ho mai capito questa cosa. No, diciamo che fa parte... Dei luoghi comuni, in realtà favorisce un po' la irrorazione sanguigna, ecco. Quindi questo calore può dare anche un'atmosfera cagliente al pasto. Guardate un attimo invece, vedete? Per quanto riguarda, non avendo la frasca. Adesso abbiamo fatto praticamente cadere l'acqua, adesso andiamo a setacciare e vengono fuori questi granetti di pasta. E quelli che vedete? Rimangono sono quelli che dovete utilizzare, ok? Sì. Li mettiamo su una teglia. Vedi, così. Poi c'era la versione che faceva la mia bisnonna. E anche tutte le nonne che venivano, che noi a scuola, io eravamo una puriclasse, eravamo 30, Antonella, in classe. Tantissimi, a scuola. Perché una sola classe per tutto il paese. Quanti abitanti siete? No, io andavo a scuola alla mia frazione, ad Anversa, e lì eravamo 30, io ero l'unico della prima. E dalla prima alla quinta l'ho fatta da solo. È vero, perché nei paesi è così, anche a Grondone è così, fanno 5 sempre. Classi. Ma lui è di Filadelfia, mica di Grondone. No, è vero, lui è di Filadelfia, hai ragione, che stupida. Adesso cosa facciamo? Tagliamo il pomodoro. Dopo mi fai vedere l'ultima tecnica, hai detto? Sì. Adesso tagliamo il pomodoro e aggiungiamo il pomodoro anche al nostro sugo. Sì. Quindi vedete, semplicissimo, guanciale, cipolla, peperoncino, pomodoro a pezzi. Pensa che io questa ricetta non l'ho mai mangiata nella mia vita. Fino a pochi anni fa, cioè mia nonna marchigiana non me l'ha mai cucinata, i parenti marchigiani non me l'ha mai cucinata. È una ricetta che veramente è rimasta nascosta, paradossalmente, finché non l'ha fatta Benedetta Rossi nel 2019. Da lì è esplosa proprio la popolarità di questo piatto, che prima era... Che infatti Benedetta era marchigiana, molto... quindi esatto. È bravissima, la salutiamo, ciao Benedetta!
Ciao cara. Io adoro Benedetta Rossi e il suo cane. Vedi, Antonella, allora, una volta che è rosolata la cipolla e anche il peperoncino, abbiamo sfumato con un po' di vino, facciamo evaporare e poi mettiamo il pomodoro. E poi mettiamo il pomodoro? Mettiamo un goccetto d'acqua calda e lo mandiamo in cottura per una ventina di minuti. No, gli sono scesi i pantaloni. No, non inquadrate perché c'ha la mutanda. No, che brutta scena. No, vabbè, io non posso crederci. Ho capito. Adesso casca... puoi fare inquadrare. È dimagrito troppo. C'hai i mutandoni. Ah, okay. È la tartaruga. È colpa della tartaruga, sei morto. No, c'ha il body che sei... No. Con l'altra... Ti sì, spiego l'altro. È meglio, guarda. Andiamo sul colata tagliere. Con l'acqua, e essendo una pluriclasse, venivano le vecchiette del paese una volta l'anno, quindi per tutti gli anni, e ci facevano sulla cattedra, mettevano la tavola e ci insegnavano a fare questi frascarelli. Vedi, e si facevano così, vedi? Vedi, si bagnavano e però si strofinavano con le mani cercando di fare dei granelli. Vedi? Quindi vedete, i bambini, pensa quanto si divertivano a fare sto piatto. E poi si setacciavano e venivano fuori un po' più lunghi, vedi? E prende il nome da strungarelli. Quindi acqua, oppure avete una frasca, frascarelli dalla frasca. Hai capito? Bello, ma che bella idea, vedi? Okay. Che bello se si potesse anche adesso fare con i ragazzini un po' di cucina, un po' di adesso cose così. Adesso è tutto pericoloso. Quella pronta. Ma guarda che io vedo Leon, per esempio, adesso è qualche mese che mi chiede le ricette. Ascolta, devo fare questo, devo fare quello. Ma mia figlia è bravissima, però che... lei autonomamente, insomma. Certo. Ma allora, guardate come diventa dopo un bel po' che cucinano, naturalmente. Quanto devono andare per diventare? Guarda, questa un po' è una ventina di minuti. Se volete accelerare la cosa, anche con il coperchio, facciamo gli ultimi. Facciamo questi frascarelli. Allora, riassumendo, noi abbiamo messo farina e semola, no? Sì, farina proprio un piatto zero, questo farina abruzzese. 00 o farina 0 e un po' di semola, a seconda della farina che sia. Col frascarello noi li bagniamo oppure li settacciamo così, però vanno sempre prima bagnati un po'. Sì, sempre, perché altrimenti non si aggruma e non viene fuori la pasta. Vedi che belli. Quindi o bagnando... Oh, mi piace. Vai, prova. Questo, a me piace così, o se li vuoi fare più piccoli più dall'alto. Più piccoli alti, vedi? Ok, e così vengono più grandi. Poi ci sta il metodo degli strugolarielli, che mi ricorda le mani ruvide di queste nonne che venivano, è una cosa spettacolare, guarda. Se ci penso troppo mi... perché qualcuna se n'è andata poi negli anni. È la vita, sai, è il cerchio della vita questo. Senti, ma Davide, cosa ti dicono nel tuo paese a Castrovalva, dove siete 11 abitanti adesso, no? Guarda, ogni volta che torno a casa lo faccio come fanno le signore, posso? Sì. No, avete mai visto a piangere, mi ha detto alla televisione, madonna, quanti ci bravi, e qua e là. carine. Sì, perché poi sono le stesse signore a cui ho fatto passare i guai quando dicevo che ero un bad boy, perché andavo a rubare gli ombrelli, facevi delle piccole cose, però, non è che... Antonella, mi hai mettiamoli fatto... insieme, guarda, tanto così facciamo un piatto, E devo dire anche che mi hai fatto una pubblicità grandiosa. Ma non io, la casa del mezzogiorno. Sì, sì, no, dicevo, no, tu personalmente quando dicevi che mi volevi trovare la fidanzata, già avevo problemi. Adesso mi sa che ho bisogno di Alfio davvero. Alfio, me la dai una mano se... È perché hai troppe richieste. Guarda, poi specialmente l'altra volta... Ma io non avevo dubbi, scusate, un bel ragazzo. È un ragazzo, è un bravo ragazzo. È abruzzese. È abruzzese. È un cuoco raffinato, perché lui sa essere un cuoco wild, ma anche un cuoco raffinato, e ve lo dimostreremo. Quindi, voglio dire, ma è su piazza. Quanti anni hai, Davide? Con le ragazze. Ne faccio 31 il 28 ottobre. 31? No, devi fare 31. Il 28 ottobre. Ah, 28 ottobre, ricordiamolo, così ci festeggiamo. Capisci, ma dove vai? Allora, guarda, Biaggiarelli Antonella è già occupato e quindi... Allora, guardate i frascarelli che finiscono nella pasta, che meraviglia! Scusate i schizzi, ma ci piace. Ma no, deve essere così, un po' bella... Ok, vedi? Non dire stupidate! Poi si mantecavano. E poi manca il pecorino, perché lì, naturalmente, in quelle zone, il pecorino fa da padrone. L'Abruzzo è pastorizia, Antonella. Poi io, sai, no, che comunque, ho 600 vedete, pecore, no? Come ricorda anche un po' la fregula sarda, come poi alla fine tutto torna nella nostra bella Italia. Guarda, vai. Andiamo bella pecorino. No, guarda, questo è bravissimo, vabbè. Guarda il mio pranzo, guardalo lì. Ma che meraviglia, ma guarda che roba. Bravo, bravo. Ecco qua, ci siamo, proprio mettiamo così, proprio, wild. Ah,
Ha un altro po' di pecorino? Sì, sì. Mettiamo un altro po' di pecorino sopra. E poi mettiamo anche un ciuffetto di menta. Sono onorato, Antonella. Beh. Ed ecco qui i frascarelli all'abruzzese. Promosso? Promosissimo! Grazie. Meraviglioso. E poi la storia che tu ci racconti, legata al bosco, legato al tuo mondo, che è un po' anche il nostro mondo, o comunque il mondo che tutti desidereremmo, una vita più semplice. Grazie Davide. Grazie Davide Nanni, Coco Wild, frascarelli al pomodoro, guanciale e pecorino.